Esercizio numero 9, la macchina di Atwood, due pesetti 400 grammi e 600 grammi, partono da fermi, sono agganciati a una carrucola fissa attaccata al soffitto, inizialmente stanno alla stessa altezza, calcola la loro distanza dopo 2 secondi, risultato 7,84 m. Fate pausa, non guardate lo svolgimento, svolgete da soli, poi guardate lo svolgimento soltanto alla fine. Questo è lo svolgimento, la carrucola appesa al soffitto, i due mattoni alla stessa altezza, masse 0,406 kg. Analizziamo per prima cosa tutte le forze. Ci sono le forze peso dei due mattoni, quindi M1G e M2G. E poi c'è la corda che si tende e perciò c'è la tensione a destra e a sinistra. Queste due tensioni tirano sempre verso l'interno della corda e sono uguali. Siccome il pesetto M2 è più pesante di M1, allora questo M1 verrà tirato in alto, M2 invece scenderà in basso. E la domanda è, dopo 2 secondi, quale sarà la distanza fra di loro, la distanza D? Vedremo che entrambi i mattoni accelerano con la stessa accelerazione, un'accelerazione costante, rivolta in alto a sinistra per il primo mattone, rivolta in basso per il secondo mattone. Quindi sono due moti rettilinei uniformemente accelerati, dopo vedremo meglio perché. La domanda è la distanza fra di loro dopo 2 secondi, quindi è la somma dei due spostamenti, delta S1 e delta S2. Sono gli spostamenti da calcolarsi con il moto rettilineo uniformemente accelerato, con partenza da fermo per entrambi i blocchetti, quindi V0T non c'è, e quindi delta S1 e delta S2 valgono entrambi un mezzo atti alla seconda, T sono 2 secondi. L'accelerazione la dobbiamo ancora calcolare, la calcoleremo dopo e sarà 1,96 metri al secondo quadrato. Quindi i due delta S sono uguali, abbiamo detto un mezzo atti alla seconda, allora la distanza fra i due, dopo un certo tempo t, è la somma dei due spazi percorsi, delta S1 più delta S2. Quando andiamo a sommare gli spazi percorsi è come sommare 2 volte un mezzo atti alla seconda, quindi il risultato sarà atti alla seconda. L'accelerazione dopo la calcoleremo, adesso anticipiamo il risultato, 1,96 metri al secondo quadrato per 2 secondi elevati al quadrato, t quadrato, e il risultato è 7,8 metri circa. Ora vediamo come si calcola questa accelerazione comune dei due oggetti. Siccome il sistema è formato da due oggetti, bisogna scrivere due leggi di Newton e vedremo che in realtà il sistema è formato da tre oggetti, c'è anche la carrucola, la studieremo quando faremo la dinamica rotazionale. Nella dinamica rotazionale scriveremo tre equazioni di Newton perché ci sono i due blocchetti, ma c'è anche l'equazione di Newton rotazionale per la carrucola. In questo caso la carrucola noi la trascuriamo come se non avesse massa e di conseguenza scriviamo soltanto due leggi di Newton per i due blocchetti, quindi forza totale sul primo blocchetto uguale alla massa del primo blocchetto per l'accelerazione comune e poi lo stesso per l'altro, forza totale sul 2 uguale M2 per A. L'accelerazione è uguale per entrambi perché la corda non si allunga né si accorcia, non è un elastico, quindi se questo accelera in alto di una certa quantità, l'altro accelera della stessa quantità in basso. Andiamo a vedere le forze totali. Qui la convenzione dei segni più comoda è quella, come al solito, di seguire il verso naturale di movimento del sistema. Quindi il blocchetto di sinistra sale e accelera verso l'alto. Quindi è naturale considerare positive le forze che vanno in alto e negative quelle in basso. Quindi la forza totale sul blocchetto di sinistra è la tensione meno M1G. Quindi forza di tensione meno M1G. Mentre invece sul blocchetto di destra che accelera verso il basso, la cosa più naturale è considerare positiva il peso, quindi M2G è positivo, meno la forza di tensione. Quindi la forza totale su M2 è M2G meno la forza di tensione uguale M2A. E abbiamo quindi un sistema di due equazioni in due incognite. Le due incognite sono le forze di tensione e l'accelerazione comune. A noi non serve calcolare la tensione, infatti non la calcoleremo, ma soltanto l'accelerazione che andremo poi a sostituire, come visto prima, nella formula della distanza tra i due blocchetti. E quindi per calcolare questa accelerazione conviene ricorrere all'equazione di Newton del sistema intero, che si ottiene sommando le due equazioni di Newton per i due oggetti. Quindi sommandole le tensioni si eliminano,
perché vuol dire che è come guardare il sistema chiuso dentro un sacchetto, cioè non guardare come è strutturato nelle sue parti che lo compongono. Quindi è come vedere, come mettere un sacchetto nero al sistema e si vedono soltanto le forze esterne. Le forze interne, cioè le tensioni, non si vedono più, per questo motivo spariscono dal punto di vista matematico. Rimangono solo le forze esterne, che sono questa M1G e quest'altra M2G. Infatti nella somma algebrica rimane M2G con il segno più e M1G con il segno meno, quindi questa è positiva, ecco il segno più, e questa era negativa. M2G meno M1G è la forza totale esterna, cioè la somma di tutte le forze esterne. A destra, come al solito, abbiamo la somma delle masse per l'accelerazione comune. Per trovare l'accelerazione comune basterà dividere la forza totale esterna, quindi M2 meno M1, raccogliamo G, dividere questa quantità diviso la somma delle masse. Andiamo a sostituire i numeri. La differenza tra le due masse M2 meno M1 è 0,6 meno 0,4 kg e invece la somma delle due masse è 0,6 più 0,4 kg. Non ho scritto chilogrammi né a destra né in alto né in basso, perché tanto si semplificano essendo rapporto di masse. E G 9,8 metri al secondo quadrato, quindi è come dire 0,2 per 9,8 metri al secondo quadrato. Questa è l'accelerazione, quindi è 1,96 metri al secondo quadrato, che andiamo a sostituire qui come detto prima per trovare una distanza di circa 7,8 metri tra i due blocchetti dopo 2 secondi. Se volessimo calcolare anche le forze di tensione, basterebbe sostituire l'accelerazione o nella prima o nella seconda formula di Newton e trovare, tanto il risultato sarebbe lo stesso, verrebbe lo stesso valore della forza di tensione sia se la ricaviamo dalla prima che dalla seconda equazione. Inoltre, una volta trovato il valore della forza di tensione, andrebbe fatta la solita verifica, il solito confronto, per far vedere che questa forza di tensione deve vincere su questa forza peso, ma allo stesso tempo la forza di tensione, quest'altra che è uguale alla prima, deve perdere rispetto a quest'altra forza peso. Quindi le varie forze devono essere, trovarsi in questo ordine di valori. La forza più debole di tutte deve essere la forza peso 1, poi viene la forza di tensione, che è uguale all'altra tensione, e poi più grande ancora la forza peso 2. Per esempio, valori ragionevoli, adesso invento dei numeri sicuramente sbagliati, ma concettualmente giusti, che potrebbero essere giusti dal punto di vista logico, valori concettualmente corretti potrebbero essere, per esempio, 8 newton, la forza peso 1, 10 newton le tensioni, 12 newton la forza peso 2. I valori non sono questi, ma devono essere messi in questo ordine. La più debole, poi FP1, poi le due tensioni, e la più intensa è la forza peso 2.